Nevica sulle colline lombarde e piemontesi, ma da nord-ovest a nord-est anche le città si stanno ricoprendo di fiocchi bianchi. Qui siamo a Trento, intorno alle 8, attivati due presidi neve dei vigili del fuoco, ma sulle strade non si sono registrati disagi, così sull'autostrada 22 del Brennero. Più intensa la nevicata d'Aosta e nelle frazioni a circa 700 metri di altitudine i mezzi spazzaneve sono entrati in funzione quando non era ancora sorto il sole. Salendo ancora oltre 1200 metri a Courmayeur la neve abbondante ha rallentato la circolazione, resa difficoltosa per alcune auto ma anche per i pedoni. Un veicolo parcheggiato da ora è stato completamente ricoperto di bianco e fin dal primo mattino c'è chi si è munito di pale per ripulire le strade nella famosa e turistica località alpina che la neve fin dalla notte ha trasformato in un vero e proprio posto da favola. Tempo variabile invece sul resto della penisola, atteso un rialzo delle temperature ma anche pioggia al nord e nuvolosità al centro. Per rischio frane in Toscana, nella provincia di Pistoia, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione.